Veneziano dell'ISIS ucciso da una cecchina curda a Kobane, giallo sulla reale identità della vittima, indagano i carabinieri del ROS e la Digos. In commissione bilancio in regione ha approvato all'unanimità emendamento per pagare i debiti pregressi, la norma però potrebbe essere impugnata dal governo. Salva Venezia, per molti politici veneziani è stata messa solo una toppa e il problema si ripresenterà, duri attacchi alla gestione Zappalorto. Studio della CGA di Mestre, le liberalizzazioni hanno portato pochi vantaggi ai consumatori, discorso a parte per i farmaci. Scontro politico sull'arrivo dei profughi a Venezia, per Casson bisogna accogliere ma senza diktat, secondo il candidato di Forza Nuova Fiore, i veneziani devono ribellarsi. Scoperto in via Piave un florido mercato nero di smartphone taroccati, i carabinieri hanno denunciato un cinese che gestiva una rete di negozi. Depositate in regione oltre 11.000 firme per chiedere il riconoscimento della fibromialgia, malattia al momento non coperta da rimborso. Buonasera, ben ritrovati, questo è TG Venezia Mestre, edizione di sabato 21 febbraio. Tanti argomenti da affrontare, tante notizie. Iniziamo subito con questo giallo legato all'uccisione di un militante veneziano dell'ISIS. Così almeno scrivono su Twitter. I combattenti curdi Peshmerga stanno indagando la Digos e i carabinieri del ROS. Allora, ricostruiamo la vicenda nel primo servizio. Ancora nessun riscontro ufficiale sull'identità del presunto jihadista italiano ucciso a Kobane. Secondo il tweet dell'esercito Peshmerga si tratterebbe di un non ben precisato combattente veneziano. Secondo altri invece l'uomo potrebbe arrivare sempre da nord-est ma dal vicino Friuli Venezia Giulia. Per altri ancora non sarebbe italiano ma francese. In attesa di conferme le voci si moltiplicano. Sul caso stanno indagando i carabinieri del ROS di Padova e la Digos di Venezia. Il foreign fighter Abu Izzat al-Islam, questo il suo nome da battaglia, sarebbe stato ucciso con un colpo di fucile sparato da una di quelle donne cecchino che i miliziani curdi osannano sul web come le migliori tiratrici di tutto l'esercito anti-ISIS. La fotografia diffusa su Twitter mostra un ragazzo sorridente con la barba e una K-47 tra le mani. Le uniche informazioni sono quelle che da giorni rimbalzano sulle pagine dei social network gestite sia dagli jihadisti che dai soldati curdi. La foto è stata rilanciata dal giornalista Tony Capuozzo, che in un secondo tweet riporta anche il nome italiano della vittima, Francesco. I dubbi sono forti e sono proprio gli investigatori a dimostrarsi cauti circa la veridicità di quanto affermano i Peshmerga. Per prima cosa l'intelligence italiana non risultava alcun veneziano tra le fila dell'ISIS. Inoltre mancano le prove dell'uccisione del miliziano, nessuna immagine che ne mostri il cadavere, ma soprattutto a non convincere la fotografia. A diffondere l'immagine del ragazzo che posa imbracciando il Kalashnikov sono stati i soldati curdi e non, come accade in genere, i compagni di battaglia della vittima. Allora, una vicenda piena di dubbi. È uscita proprio pochi minuti fa una notizia dell'ultima ora diffusa da alcuni siti online di informazione locale. Il ragazzo nella foto sarebbe stato riconosciuto da una donna di Ravenna. Dice questa donna che si tratta di un tunisino di 36 anni che abitava a Ravenna, poi si è trasferito a Milano. Il suo nome è Neji Ben Amara. Questa ragazza dice che l'ha frequentato per un determinato periodo, poi i rapporti si sono interrotti proprio perché il ragazzo è andato a Milano e ha sviluppato queste idee estremiste. Adesso attendiamo la conferma di questa versione da parte degli investigatori, delle autorità che stanno cercando di risalire alla vera identità di questo militante dell'ISIS ucciso a Kobane. Cambiamo completamente argomento, parliamo di questioni locali, di Salva Venezia. Per molti esponenti politici del territorio è stata messa solamente una toppa, il problema si ripresenterà. Hanno ragione i colleghi, perché io sono un funzionario comunale prestato alla politica, hanno comunque ragione i colleghi che il problema si ripresenterà se non si rivedono anche tutte le norme finanziarie che sottostanno purtroppo al patto di stabilità.
Una soluzione tampone. Il Salva a Venezia risolve parzialmente il problema legato ai conti di Cafarsetti, che si ripresenterà puntualmente in assenza di un intervento strutturale. Insomma, resta l'amaro in bocca per una situazione destinata a esplodere nuovamente. Rimane aperto purtroppo la questione del buco di bilancio serio di una cinquantina di milioni, pare che sarà da capire come trovarli, insomma. Contro il commissario Zappalorto, numerosi gli atti d'accusa, non ha saputo far valere le ragioni della città a Roma. In qualche maniera ci troviamo di fronte a uno dei commissari mandati qui dal governo con un compito ben preciso di governare un anno la città di Venezia, perché fosse durato qualche mese, ma un anno la città di Venezia con questi problemi, e sembra che lo stesso titolare, diciamo così, che lo manda qui poi non gli dà una mano a salvare il buco di bilancio. Se in futuro verranno conteggiate ancora entrate che ormai sono solo un lontano ricordo, Venezia sforerà sempre il patto di stabilità. I soldi della legge speciale non entrano più in comune, i soldi del casinò purtroppo non ce ne sono di soldi del casinò e anche quelli sono sotto il patto di stabilità. Se queste sono le norme, il comune di Venezia sarà sempre a sforare il patto di stabilità, non è accettabile, bisogna che si intervenga su questo. Continuiamo a parlare di patto di stabilità, però a livello regionale. In commissione bilancio a Palazzo Ferrofini è passato un emendamento votato all'unanimità in cui si dice sostanzialmente che i debiti accumulati nel tempo dalla regione e che non possono essere pagati per colpa di questo patto di stabilità verranno pagati da società di factoring oppure da istituti di credito. Allora sentiamo tutti i particolari nel prossimo servizio. In commissione bilancio, con voto unanime, è stato approvato un emendamento presentato dal consigliere Cortelazzo che tenta di sbloccare i soldi fermi nelle casse regionali per colpa del patto di stabilità nazionale. Il testo prevede che le somme possano essere anticipate da una società di factoring o da un istituto bancario per la copertura dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dagli enti locali nei confronti della regione per il finanziamento di spese di investimento. Questo emendamento va nella direzione che la Regione del Veneto si coadiuva di società di factoring che acquistano il credito che ha il Comune o il Consorzio di Bonifica nei confronti della Regione, lo pagano, lo liquidano, per cui il Comune o il Consorzio di Bonifica libera, diciamo, questa partita dal proprio bilancio e quei soldi che anticipa la società di factoring hanno ovviamente un costo di interessi e gli interessi li paga la Regione del Veneto. L'operazione permetterebbe di sbloccare circa 160 milioni di euro destinati ai consorzi di bonifica e agli enti locali per lavori pubblici e infrastrutture. I soldi a cascata dovrebbero poi entrare nelle casse delle imprese. Certo, poi arrivano ai comuni e i comuni pagano le imprese. Se pensiamo che bisogna fare questo tipo di percorso tortuoso avendo 1.300.000.000 di euro in tesoreria, qualcuno pensa a uno Stato che è alla deriva e folle e schizofrenico. Purtroppo lo è. Con il voto unanime in commissione la strada per l'approvazione dell'emendamento in consiglio è spianata. Bisogna però restare cauti. Il problema infatti resta Roma. Il governo può impugnare la norma per elusione del patto di stabilità bloccando di fatto tutto il processo. Non nascondiamocelo, le possibilità che il governo impugni questa norma, questo emendamento sono molto alte, probabilmente questo emendamento verrà bloccato, però quantomeno è stato dato un segnale, così come nelle scorse ore è stato dato un segnale importante da parte della regione a tutto il comparto da tiro caseario. Dopo la pittoresca protesta degli operatori del settore in bacino San Marco, il Consiglio regionale ha approvato con voto unanime una risoluzione che impegna la Giunta a intraprendere una serie di iniziative per valorizzare le produzioni lattiero-casearie di qualità e la specificità dei prodotti del Veneto. Innanzitutto il messaggio è della compattezza del Veneto nel chiedere interventi importanti per il settore. E nel Veneto rappresenta quasi mezzo miliardo di valore per quanto riguarda le produzioni, rappresenta 36.000 aziende, rappresenta tantissimi addetti, ma soprattutto rappresenta una sentinella importante del territorio. Se viene meno questo vuol dire mettere in discussione tutto il nostro sistema socio-economico.
In particolare, la risoluzione chiede alla Giunta di assicurare un monitoraggio della filiera lattiero-casearia per quanto riguarda la produzione e l'importazione di latte e formaggi, promuovere un confronto tra i vari comparti della filiera che permetta di utilizzare le posizioni contrattuali degli allevatori e di garantire un prezzo equo del latte alla stalla, la valorizzazione della qualità del prodotto e l'identità del territorio che lo produce. L'impegno che ci siamo dati è che nel prossimo bilancio di mettere a disposizione, diciamo, delle somme, delle cifre per poter fare alcuni interventi specifici sulle filiere, sulla promozione delle nostre DOP, dei nostri prodotti lattiero-caseari e soprattutto anche per andare incontro a quelle che sono le difficoltà economiche con provvedimenti che possano dare la possibilità alle aziende di rinegoziare il credito. Momenti difficili dunque per chi lavora nel comparto latte. Voltiamo pagina. L'obiettivo delle liberalizzazioni di favorire i consumatori non è stato raggiunto. È quanto sostiene la CGA di Mestre, che denuncia come, ad eccezione di quelle dei medicinali e della telefonia, nei settori che negli ultimi 20 anni sono stati interessati dal processo di apertura alla concorrenza, i prezzi e le tariffe sono aumentati in misura maggiore dell'inflazione. La situazione è più clamorosa, continua la CGA, è quella che si è verificata nel campo delle assicurazioni dei mezzi di trasporto. Dal 1994 ad oggi le tariffe sono aumentate del 189,3% a fronte di un incremento dell'inflazione del 50,1%. Totò direbbe e io pago, purtroppo. Parliamo di profughi, con la polemica legata all'arrivo dei migranti al Lido. Il candidato sindaco alle primarie del centro-sinistra Casson fa sapere è doveroso accoglierli, però non accettiamo diktat. Al Lido di Venezia si continua a discutere sull'arrivo dei 36 migranti siriani che hanno trovato posto all'interno del centro vacanze Morosini. Dopo la protesta di un centinaio di lidensi esasperati, bollata come razzista da alcune forze politiche, il questore Angelo Sanna ha telefonato al presidente della municipalità Giorgio Vianello per lanciare un segnale di distensione, promettendo una maggiore presenza della polizia al Lido. Intanto il candidato sindaco Felice Cassona ribadisce la volontà di accoglienza, ma invita le istituzioni a un maggiore dialogo. È difficile gestire questa situazione perché non si può far calare dall'alto decisioni che non sono assolutamente accettabili. Venezia è sempre stata una città che ha dato molta accoglienza, che si è dimostrata sempre molto sensibile, però proprio per questo a maggior ragione bisogna ragionare con la città, con le strutture, anche con l'apparato comunale per capire come risolvere certe situazioni. Lunedì prossimo il consiglio di amministrazione del Morosini si riunirà per discutere della situazione e per accordarsi sulle richieste da fare al prefetto. Si vorrebbero tempi certi sulla permanenza degli immigrati. Un centinaio di residenti del Lido hanno firmato una lettera per dissociarsi dai loro concittadini, autori della discussa manifestazione, per dare il benvenuto ai profughi. Ricordo che il comune di Venezia è il comune che rispetto agli altri veneti ha dato la maggiore disponibilità anche numerica, quindi con questa considerazione va tenuta sempre presente. Poi appunto non bisogna che ci sia un atto di imperio, ma ragionare con la realtà cittadina. La pensa diversamente il candidato sindaco di Forza Nuova Fiore, che invita i veneziani a ribellarsi proprio sul problema immigrazione. Qui è necessario che il popolo reagisca. Al di là delle elezioni, Forza Nuova si pone come interprete di questo malessere, ma soprattutto si pone come interprete di una possibilità del popolo veneziano che reagisca e che crei un futuro differente ai propri figli. Basta profughi a Venezia. Il candidato sindaco di Forza Nuova Roberto Fiore si schiera al fianco dei lidensi più arrabbiati e promette un cambiamento radicale per una città, a suo dire, messa in ginocchio da una classe politica lontana dal sentimento popolare. O Venezia riacquisisce quello che è il suo ruolo straordinario nel contesto europeo, mediterraneo. Ad esempio pensiamo a quello che potrebbe essere sanare Porto Marghera, ma costruire una Venezia stile 1500-1600 in quelle zone. Oltre ai cittadini del Lido, il candidato della formazione di estrema destra ha voluto incontrare anche i commercianti di Ruga degli Oresi. Loro sono il simbolo, sostiene, dell'onesto lavoro del popolo che viene calpestato dai politici. Proprio gli esponenti di una cultura popolare che oggi si vede vessata da un'amministrazione che gli vuole tagliare gli spazi, perché non si capisce, oltretutto in una fase di commissariamento non si capisce perché si debba con urgenza fare qualcosa del genere. La cronaca adesso della città e la provincia, sentiamo le novità.
Quando sono arrivate le forze dell'ordine c'erano almeno 200 giovanissimi, parte dei quali minorenni, intenti a divertirsi e a far festa. Un gran numero dei ragazzi aveva in mano alcolici serviti dai gestori del locale. Il bar di via Lissa a Mestre ora è stato chiuso per ragioni di sicurezza pubblica su disposizione del questore per 30 giorni. L'intervento della polizia nella notte tra domenica e lunedì scorsi, verso le 4, le pattuglie erano giunte sul posto per la segnalazione di una rissa. La polizia locale di Jesolo ha fermato due pregiudicati trovando nel bagagliaio dell'auto usata dai due malintenzionati una serie di arnesi da scasso, due passamontagna e un coltello. La vettura era stata segnalata alle forze dell'ordine dai cittadini. Gli agenti l'hanno intercettata in via Goldoni. Entrambe le persone controllate, un marocchino di 34 anni e un cittadino svizzero di 31, avevano una sfilza di precedenti penali per furto, porto d'armi abusivo, truffa, oltre ad una collezione di fogli di via raccolti dal comune di Cavallino e da un comune della provincia di Torino. Colpo da 150.000 euro all'Asso Marmitte di Camponogara. Sono stati trafugati ben 1.200 catalizzatori e filtri antiparticolato nella fabbrica dei fratelli Valentini. Secondo il proprietario dell'azienda, il colpo sarebbe stato attuato da una banda specializzata che, una volta tagliata la recinzione del giardino, si sarebbe diretta immediatamente verso il materiale di qualità più elevata. Il gruppo di banditi è scappato a bordo di un furgone. Indagano i carabinieri. Le forze dell'ordine hanno stilato un resoconto di ciò che è stato il carnevale. Per la polizia la festa del 2015 è stata intensa ma tutto sommato positiva. Nelle 18 giornate in cui hanno cercato di garantire la sicurezza di turisti e residenti, anche grazie all'aiuto della Polfer, sono state controllate ben 1.500 persone, 15 sono i soggetti tratti in arresto, 22 denunciati, mentre 19 locali sono stati sottoposti a controllo amministrativo. Le scorse ore, importante operazione dei carabinieri in centro a Mestre, centinaia di smartphone tarocchi venduti come originali. È successo in via Piave, è stato bloccato un giro d'affari da oltre 80.000 euro in due negozi cinesi proprio in via Piave. Il titolare, 35enne, i suoi dipendenti sono stati tutti denunciati, migliaia i pezzi di ricambio requisiti dai militari dell'arma. Depositata in regione una petizione per chiedere il riconoscimento della fibromialgia. Sentiamo. Una petizione per dire che la fibromialgia è una malattia gravemente invalidante. Questo è il senso dell'incontro avvenuto a Palazzo Ferrofini tra alcuni rappresentanti veneti dell'ANFISC, il consigliere Pettenò e il presidente Ruffato. È stato consegnato al Consiglio un faldone di 11.302 firme a sostegno della petizione che richiama l'attenzione di istituzioni e Servizio Sanitario Nazionale sulla fibromialgia e sulla encefalomielite mialgica, malattie invalidanti che però nel nostro paese non sono riconosciute come tali e che di conseguenza non sono state inserite negli elenchi dei livelli essenziali di assistenza. Quindi dei dolori cronici. Poi i sintomi della patologia sono più di 100. Queste malattie sono estremamente invalidanti e solo in Italia ne soffrono dal 2 al 4% della popolazione italiana. Dalle istituzioni è stato assicurato un diretto interessamento affinché sia inserito un articolo nell'imminente finanziaria che consenta di iniziare a sostenere i malati nel loro cammino terapeutico. Terapie costose che non sono convenzionate e quindi anche medicinali non convenzionati, quindi una spesa troppo onerosa per gli ammalati. Alle 21.05 tornano i grandi film di Rete Veneta in prima serata. Questa sera vi proponiamo il Ponticello sul fiume dei guai. Poi domani mattina alle 9 il Santo Rosario, a seguire la parola del Signore. Alle 10 la Santa Messa dalla chiesa di Tezze di Piave. Alle 13.15 Dea Formazione. Alle 17.25 nel pomeriggio lezioni di pittura e a seguire Agri Cultura. È tutto per quanto riguarda questa edizione di TG Venezia Mestre. Io vi ringrazio per la vostra cortese attenzione, per essere stati in nostra compagnia e vi auguro una buona serata. A presto.